Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Missouri, più precisamente in una grossa città chiamata Columbia. Negli ultimi anni Columbia è cresciuta molto rapidamente, soprattutto grazie all'Università del Missouri che ha appunto sede lì. Di conseguenza un sacco di studenti si sono trasferiti qui per conseguire una laurea e molti di loro hanno finito poi per ricercare un lavoro e stabilirsi appunto a Columbia. In questa città vivono circa 120.000 persone, tra le quali nel 2019 la famiglia Elledge, composta dai due coniugi Menki G e Joe e loro figlia di un anno circa, Anna. Chiedo scusa per la pronuncia del nome di questa ragazza, ha delle origini cinesi, adesso ne parleremo, comunque da qua in poi la chiamerò G semplicemente perché mi viene un attimo più semplice, non vorrei dire il nome sbagliato in tutto il video. G è nata il 18 aprile del 1991 in Cina, in una famiglia benestante, né ricca né povera, ma se la passavano abbastanza bene. Era una figlia unica e fin da piccolissima si era dimostrata essere molto intelligente. Aveva da sempre in realtà dimostrato una forte vena artistica, disegnava molto bene, insomma se la cavava bene un po' in tutte le materie, ma le sue preferite erano materie più di stampo artistico, ma crescendo aveva deciso comunque di focalizzare i suoi studi poi all'università su studi più scientifici. Su suggerimento anche dei suoi genitori scelse di iscriversi alla facoltà di ingegneria meccanica e aerospaziale. Anche qui si distinse dai suoi colleghi all'università per essere molto intelligente, molto brillante negli studi. L'ultimo anno, quello prima della laurea, decise di farlo all'estero. L'università le dava questa opzione di poter fare l'ultimo anno in America. Dopo un'attenta selezione di tutte le varie possibilità, G scelse l'Università del Missouri con sede appunto a Columbia. Quest'anno all'estero in realtà passò molto rapidamente per lei, si laureò e venne notata a tal punto, per ovviamente sempre le sue qualità da studentessa, dai suoi professori che in realtà prima ancora di prendere la laurea i suoi professori le offrirono un lavoro appunto in università. Quindi dopo la laurea G accettò quel lavoro e si trasferì di fatto in pianta stabile, non proprio stabile perché comunque era ancora lì con una visa, con un visto chiaramente, e per gli anni successivi lavorò insomma con il team dell'università. Nel 2017 nel suo team, diciamo di lavoro, arrivarono degli altri ragazzi più giovani di lei, in particolare un ragazzo di 5 anni più piccolo di nome Joe Elledge, che diventerà quello che diventerà poi suo marito. Tra i due fu praticamente amore a prima vista, lei faceva in realtà da supervisore al gruppo in cui lavorava Joe. Fatto sta che una cosa tira l'altra, iniziarono a uscire. In meno di un anno Joe le fece la proposta e solo due settimane dopo la proposta si sposarono. Non pensavo neanche che 2 settimane fossero sufficienti per organizzare, non dico la festa, però il lato burocratico del matrimonio, invece a quanto pare sì. Un anno e mezzo, insomma, circa dopo il matrimonio, G rimase incinta, era alla luce una bambina che chiamarono Anna. Dopo la nascita della bambina, G decise di lasciare il lavoro e fare la mamma a tempo pieno, quindi occuparsi di sua figlia. Nonostante si fosse di fatto trasferita a Columbia in America, sentiva tutti i giorni i suoi genitori, continuava ad avere un rapporto molto molto stretto con loro e raramente saltavano l'appuntamento fisso, perché poi con i fusi orari chiaramente era un attimo impegnativo. Tutto apparentemente perfetto fino al 10 ottobre del 2019. Okay, I can help you with that. What's your name? Joe Elledge. Okay. And tell me exactly what happened. Yesterday morning, I woke up and my wife was gone. She left her wedding ring and her phone, her card. How old is the person? She is 28. She's Asian, Chinese. What's her name? Menki G. Elledge.
Il 10 ottobre alle 5:45 di mattina arrivò una chiamata alla polizia di Columbia. Dall'altro lato del telefono c'era Joe, che sembrava abbastanza agitato. Disse che non vedeva sua moglie da 2 sere prima, cioè non la sera prima rispetto al 10, quindi praticamente l'8 sera. Disse che non sapeva assolutamente dove potesse essere e che si era preoccupato perché aveva lasciato il telefono a casa, le chiavi della macchina e la macchina stessa. Loro tra l'altro abitavano praticamente di fianco a un'autostrada. Era una di quelle zone dove non ti muovi senza macchina, cioè non arrivi a niente a piedi, hai bisogno di una macchina per spostarti. La cosa che lo preoccupava di più era il fatto che lui quel giorno sarebbe dovuto andare a lavorare e solitamente era sua moglie che si occupava di loro figlia di 1 anno, non poteva chiaramente lasciare Anna a casa da sola ed era strano che chiaramente G non ci fosse per prendersi cura di lei, era una mamma molto attenta, molto responsabile. L'unica cosa che mancava, secondo quanto detto da Joe, era la borsa di G con all'interno il portafoglio, le cose, insomma i documenti, le cose che si tengono dentro un portafoglio. La prima cosa che gli chiese la polizia chiaramente fu se avevano litigato. In realtà io ho visto la dashcam, la ripresa praticamente del momento in cui i poliziotti si sono recati a casa sua per parlare con lui. In realtà lui all'inizio dirà che non avevano litigato, in realtà avevano litigato. Non so perché questa cosa, cioè prima dice di no, poi dice di sì e nessuno gli dice ma scusa, prima hai detto che non avevate litigato. Penso, presumo, il motivo per cui non l'abbia detto subito è anche il fatto che non era stato, cioè quello che racconterà poi dopo non è un effettivo litigio, dirà che la vedeva un po' distante da un po' di tempo e che l'ultima sera che si erano visti, quindi l'8 sera, lui aveva cercato insomma un approccio di quel tipo con lei. Lei era sembrata un po', diciamo, irritata, aveva detto che aveva degli impegni la mattina dopo e che insomma non era in vena. Quindi lui era andato a guardare la TV fino alle 11:30, poi era tornato in camera, si era messo a letto e G era già addormentata, insomma, di fianco a lui. La mattina dopo si era svegliato e di G nessuna traccia. Pensava, cioè aveva chiamato la polizia solo il giorno dopo perché pensava semplicemente magari fosse effettivamente un po' ancora irritata per la discussione del giorno prima e che magari, insomma, avesse bisogno del tempo per se stessa. Si era preoccupato ufficialmente, chiamando poi la polizia solo il 10 mattina, perché si era svegliato la mattina molto presto perché Anna piangeva e sua moglie ancora non c'era. Come aveva già detto la polizia, lui si sarebbe dovuto recare al lavoro e non c'era G per occuparsi, insomma, di questa bambina. Per quanto in molti altri casi simili di cui abbiamo parlato sul canale, col fatto che c'era un plausibile motivo per cui questa donna potesse essersi presa qualche giorno, aveva appena litigato, tra virgolette, con suo marito, la polizia fortunatamente avviò subito le ricerche. Avviarono le indagini, parlarono con tutte le persone che la conoscevano, parlo sia di amici che i familiari in Cina. Ed effettivamente i familiari dissero alla polizia che in realtà si stavano già preoccupando anche loro perché tutto il giorno prima non avevano sentito G e, come vi dicevo, lei aveva un appuntamento fisso telefonico con i genitori tutti i giorni. Alcuni amici iniziarono ad organizzare le ricerche, andarono di porta in porta a distribuire vari volantini, controllarono anche tutti i posti preferiti di G, tutti i parchi che lei solitamente frequentava, i locali che frequentava, i posti dove faceva colazione, cose del genere, ma non trovarono indizi di dove fosse, di dove potesse essere da nessuna parte. Quindi, non avendo tante altre piste su cui indagare, la polizia decise di analizzare il computer della donna e il suo cellulare. Su entrambi i dispositivi trovarono delle chat con un uomo cinese che a quanto pare nessuno conosceva. Chiesero a tutti gli amici, con nessuno aveva parlato di questa persona. Qualche amico dirà però che effettivamente nei mesi precedenti, insomma, alla sua scomparsa, aveva fatto più volte riferimento al fatto di voler tornare in Cina, che era tanto tempo che non ci tornava, di voler rivedere i suoi genitori, quindi magari questa sua volontà poteva essere collegata a quest'uomo misterioso. In queste chat trovarono dei messaggi che non potevano essere interpretati in tanti altri modi. G aveva un qualche tipo di relazione virtuale a distanza, non saprei tanto come dirlo, con quest'uomo. Non si erano mai incontrati prima, e questo lo capiamo dal tipo di messaggi, da cosa si scrivevano, e non avevano neanche, non sembravano avere in programma di vedersi, non c'era nessun riferimento al fatto che dovevano vedersi tra un po' di tempo. In ogni caso, per scrupolo, la polizia contattò le autorità cinesi, che si occuparono di rintracciare quest'uomo. Lui dirà effettivamente che aveva una sorta di relazione online con G,
che non sapeva che fosse sposata con un figlio, ma che insomma era stata una cosa, cioè era sempre stata una cosa un po' platonica, non avevano in programma di vedersi, parlavano solo tutti i giorni e si scambiavano qualche fotografia, insomma qualche messaggio un po' più hot, diciamo così. Ovviamente controllarono l'alibi di questa persona, non era uscito dalla Cina, quindi era davvero molto difficile fosse arrivato in America e avesse fatto qualcosa alla donna. Inoltre controllarono anche i dati del passaporto di G, documenti vari, e non era stato prenotato nessun biglietto di nessun tipo per uscire dall'America, quindi dovunque fosse era sicuramente ancora nei confini americani. Chiesero chiaramente a Joe se sapesse di questa sorta di relazione tra virgolette platonica che aveva sua moglie, e lui disse che in realtà ne era già venuto a conoscenza un po' di mesi prima, che c'era già stato un litigio abbastanza grosso a riguardo, ma che lei gli aveva detto appunto che era solo stata una cosa così e che era finita lì, non pensava che continuasse ancora questa sorta di relazione. E a questo punto la polizia non sapeva più tanto dove sbattere la testa, perché come vi dicevo la macchina era ancora lì ed era una zona in cui era difficile muoversi senza macchina. Tutti i prodotti, non so, dell'igiene, lo spazzolino, cose che ti potrebbero servire se decidi di prendere e andartene, erano ancora lì. Li lasciava un po' interdetti questa cosa che mancasse effettivamente il portafoglio, quindi doveva avere con sé le sue carte di credito, i suoi soldi e i suoi documenti, anche se le carte di credito non verranno mai utilizzate, nonostante loro cercheranno appunto di vedere se il chip della carta fosse stato utilizzato da qualche parte. Non avendo chiaramente altro a cui pensare, iniziarono a concentrarsi su Joe, che effettivamente stava iniziando ad avere dei comportamenti abbastanza sospetti. La prima cosa che la polizia notò è che nelle varie interviste che Joe stava rilasciando a varie testate giornalistiche per cercare insomma di portare l'attenzione immagino sul caso, Joe si comportava in modo un po' strano, nel senso sorrideva, ridacchiava, che non è effettivamente tanto logico con quello che stava affrontando ufficialmente questa persona, però potrebbe ancora essere spiegato con un semplice disagio che magari qualcuno può provare davanti a una telecamera. La cosa che fece allarmare di più i poliziotti tra tutte fu il fatto che in più di una frase Joe parlò di sua moglie al passato. Disse una cosa del tipo: era davvero una madre bravissima. E se, non so se avete già visto altri miei casi, tipo quello sul Chris Watts canadese, è una cosa che ritorna spesso, cioè più di una persona l'hanno beccata o comunque hanno iniziato ad insospettirsi un po' di più in seguito all'utilizzo di una frase al passato. Perché effettivamente se pensi semplicemente che una persona sia scomparsa, soprattutto nei primi giorni, io posso capire magari 10 anni dopo, però nei primi giorni non dovrebbe essere naturale parlare di quella persona come se fosse morta, cioè al passato. Meng Qi, that's how you pronounce my name. It's actually Meng Qi, and it has tone to it. Meng Qi. Meng Qi. Meng Qi. Okay, all right. I've been trying my best. Meng Qi. Okay. Yep, Meng Qi. All right, so talk to me about who she is, why you fell in love with her. Well, she's a very dedicated person. She's a hard worker, and I really like that. That's important to me. And she's really, she's very, very detail-oriented. And that's something that I honestly didn't see a lot in a lot of people, and really a lot of girls as well. But she was, you know, she's a mechanical engineer with me, or same as I am. She was a great mother the whole way. Whatever she's doing, I just hope she's safe. And I really hope that she can, you know, find herself and come back to me and Anna. And we can just have a big, long talk, and that's all we need. But we can work things out. I think she's just confused and maybe scared, and I don't know if she felt alone. Quindi decisero di fare un interrogatorio ufficiale di Joe. Fino a quel momento lo avevano sentito solo ufficialmente per la denuncia di scomparsa. E sarà in questo primo interrogatorio che Joe rivelerà una cosa che in realtà ancora non aveva proprio detto, ovvero che dopo essersi reso conto del fatto che sua moglie non c'era più, tutta quella giornata l'aveva passata un po' in giro, aveva fatto dei lunghi viaggi in macchina con sua figlia Anna. Questa cosa venne riscontrata ovviamente dal GPS del telefono, e lui disse che
che prima di, insomma, di aver fatto questi viaggi per cercare G, il che potrebbe anche starci, il problema è che questi posti in cui andò erano praticamente dei posti in mezzo al nulla. Cioè era davvero difficile che, cioè, se scompare una persona non vai a cercarla in mezzo al nulla, magari vai a cercarla appunto nei suoi posti preferiti, a casa degli amici, dei conoscenti, eccetera. Non la vai a cercare tipo a, non so, 30, 40, 50 chilometri da casa tua, in parchi, in boschi, in mezzo al nulla. E come immagino starete già pensando anche voi, un pensiero che fece anche la polizia, sembrava che stesse andando a cercare un posto dove occultare qualche tipo di prova, magari un'arma del delitto, magari un corpo. La polizia ovviamente iniziò subito a pensare a questo tipo di cose, quindi decisero di andare a setacciare praticamente tutte le zone in cui era passato quel giorno in macchina e non troveranno assolutamente niente, né resti di corpo, insomma, né oggetti che in qualche modo potessero essere collegati al caso. Dopo queste ricerche, che purtroppo non portarono a molto, richiesero un mandato di perquisizione per casa di Joe e anche un mandato per sequestrare e analizzare il suo cellulare. In realtà Joe il suo cellulare lo aveva già consegnato alla polizia, era stato lui stesso a proporsi di darlo. Fatto sta che dalla perquisizione in casa non trovarono moltissimo, trovarono l'unica cosa magari un po' strana, trovarono degli stivali di Joe che erano infangati. Fortunatamente, per poi come andrà il caso, presero questi stivali e li metteranno nelle prove, anche se ovviamente trovare degli stivali infangati a casa di una persona non è che, cioè, penso di avere anch'io delle scarpe infangate e non ho sepolto nessuno. Però fortunatamente c'è un plauso, insomma, ai poliziotti che furono così lungimiranti che presero quegli stivali e li conservarono da parte. Un'altra cosa che trovarono in casa furono due liste, o meglio una lista e delle cose scritte. Sulla prima lista c'erano tutte cose da fare o non fare durante un'intervista e tra queste cose, cioè tra questi punti, c'era un punto che diceva non parlare al passato di G e lui lo aveva fatto. Però anche qui non si tratta sicuramente di una prova molto indicativa, potrebbe semplicemente essere una persona che si segna cosa fare, cosa non fare in una situazione comunque particolare, perché non è che siamo abituati a fare interviste del genere. Sull'altro foglio c'era scritto punto per punto tutta la versione, tra virgolette, che lui aveva raccontato alla polizia, quindi il fatto che la sera avevano litigato, la mattina si era svegliato, non c'era, era andato, insomma, a farsi quei viaggi in macchina, eccetera. Cosa che, se da un lato poteva sembrare una persona che stava cercando di memorizzarsi una versione fasulla, finta, per essere sicuro, insomma, di non ricadere in contraddizione o cose del genere, dall'altro poteva anche essere semplicemente una persona che voleva assicurarsi di ricordare il tutto al meglio per poterlo riportare alla polizia. Dal cellulare di Joe non trovarono molto, questo non sorprese nessuno perché, come vi ho detto, fu lo stesso Joe all'inizio a dire prendete il telefono, non ho niente da nascondere, guardate tutto, quindi nessuno si aspettava di trovare molto. La notte della scomparsa il cellulare di Joe era rimasto a casa, la mattina, poi c'è il giorno dopo, aveva fatto quel tragitto di cui aveva parlato. Il terzo giorno aveva passato parecchio tempo vicino a un fiume che si chiamava Laminate, penso che si pronunci, ma non troveranno niente neanche lì. Non so perché, non si sa ancora adesso perché sia andato lì, magari voleva semplicemente farsi una passeggiata. Fatto sta che sembrava di nuovo un po' tutto abbastanza inutile da un punto di vista di utilità delle indagini, fino a quando nel cellulare di Joe non notarono che c'erano un sacco di audio, di note vocali. E quando ricontrollarono il cellulare di G, notarono che anche lei in realtà aveva un sacco di note vocali, cosa che non avevano notato, non avevano neanche guardato, ma effettivamente era una coincidenza un po' strana che entrambi avessero così tante registrazioni. E quando le ascoltarono, venne fuori il fatto che i due coniugi si registravano a vicenda, senza che l'altro lo sapesse, quando litigavano. Questo fu indicativo sì anche del fatto di sentire i litigi, eccetera, ma soprattutto, cosa molto più importante, fu una prova del fatto che il matrimonio non stava andando per niente bene, perché c'erano registrazioni tra uno e l'altro di litigi praticamente ogni giorno. Talk to Madge. You need to know. You don't listen enough. You need to know when to listen. Right now what's happening is just more of what I don't want. You're being really mean to me. I don't like it. This is hurting my feelings. So what the fuck are you doing? What the fuck is wrong with you? You want me to fucking break
You want me to hurt somebody? I want to divorce you. Okay. I want that to happen. E non so quale fosse il, per quanto posso capire il motivo per cui G registrava lui, non capisco assolutamente come mai lui abbia tenuto quelle registrazioni. L'unica cosa che mi è venuta in mente, questo mio pensiero personale non l'ho trovato da nessuna parte, l'unica cosa che mi è venuta in mente è che in certi casi quando si fa terapia di coppia si suggerisce di registrare le registrazioni, perché quando magari uno litiga, sei arrabbiato, dici delle cose così, non ti rendi molto conto di come ti poni, riascoltare poi il litigio può aiutare molto, ed è una cosa che suggeriscono solitamente nella terapia di coppia. E non so se avete seguito il caso, io sì, il caso Johnny Depp e Amber Heard. Loro infatti avevano registrato un sacco di litigi che verranno poi utilizzati al processo, non so se l'avete seguito, io assolutamente sì, proprio secondo per secondo. Quindi non lo so se magari era un intento di terapia di qualche tipo, se era stato suggerito loro a qualcuno. Io ho fatto questo ragionamento qui, però è un mio ragionamento, non ho trovato niente al riguardo. In ogni caso, in queste registrazioni si sentiva Joe minacciare molte volte sua moglie. In una registrazione in particolare, io ne ho sentito un po', non so se riuscirò a mettervele, comunque in una in particolare lui le dice una cosa davvero brutta, tipo se ci dovessimo lasciare io non ti posso garantire che tu rimarrai qua, perché chiaramente a quel punto il motivo per cui aveva la visa G era il matrimonio, chiaramente. Adesso non so se l'ho reso io col tono, ma era proprio un tono di scherno, cioè tipo se ti lascio io sei fregata, te ne devi tornare in Cina. In più di un litigio poi parlavano di come il matrimonio fosse praticamente finito. Joe in particolare in diverse situazioni sembrava molto aggressivo, tipo le diceva perché io sono in grado di ammazzare qualcuno, sono in grado di spaccare l'osso del collo di qualcuno, non vorrei arrivare a tanto ma saprei farlo, che erano detti un po' in maniera di scherno, però in una maniera molto minacciosa, secondo me. In una registrazione ancora, lui le dice: vuoi che ti colpisca? Perché sono pronto a farlo. Un'altra cosa, sempre all'interno delle registrazioni che troveranno, era il fatto che G gli dicesse più volte, insomma, durante i litigi, che lei rimaneva in quel matrimonio solo per il bene di sua figlia e per la visa. Nonostante tutti questi ritrovamenti, come potete immaginare, non è abbastanza per arrestare una persona, perché a questo punto non c'erano comunque indizi che G fosse effettivamente morta e non se ne fosse andata da qualche parte per i fatti suoi. Però Joe a questo punto verrà arrestato, e verrà arrestato per un motivo non collegato al caso di sua moglie. Questo perché la mamma di G fece una denuncia alla polizia dicendo di avere diversi sospetti, di aver visto diverse cose che secondo lei indicavano a degli abusi su minore nei confronti della figlia Anna. Non ho trovato che tipo di prove troveranno, ma troveranno abbastanza prove per arrestarlo. Non so se abbiano trovato magari segni sulla bambina o qualche testimonianza di qualcun altro. Fatto sta che riusciranno ad arrestarlo per abusi su minore. Nell'attesa del processo per queste cose, ovviamente Joe dovette rimanere in carcere, e circa un anno dopo questa situazione, nel marzo del 2021, finalmente un signore che stava facendo una passeggiata in un parco nazionale vide una borsa per terra, si avvicinò per aprirla, dopodiché si allontanò subito di colpo perché aveva visto che attaccata a questa borsa c'erano delle ossa. Chiamerà la polizia si presenterà lì, e dovettero aspettare ovviamente una conferma ufficiale dalle impronte dentali, però all'interno di questa borsa trovarono un portafoglio con all'interno dei documenti proprio di G. Furono in grado di determinare che fosse omicidio, non fosse una morte naturale o insomma che si fosse tolta la vita, dal fatto che aveva diverse costole rotte, ma proprio non incrinate, proprio rotte, tipo 4 o 5, e da dove si trovava il corpo a come si erano rotte non poteva trattarsi di una caduta, cioè non si era lanciata da qualche parte perché si trovava in una zona piana. Joe continuò a dire per diverso tempo di non c'entrare nulla, e la cosa che lo inchioderà, non lo so, a me è un po' sorpreso, non sapevo si potesse fare qualcosa del genere. Praticamente il corpo di G venne trovato sotto un albero, e vi ricordate quegli stivali sporchi di fango, insomma, che avevano tenuto sulla suola degli stivali? Trovarono dei pezzi secchi di foglie. Da quelle foglie riuscirono praticamente a trovare il DNA, non so come altro spiegarlo, una sorta di DNA dell'albero, in modo che riuscirono a stabilire non solo che quelle foglie erano di quel tipo di albero, ma che era proprio
quell'albero, cioè non era tipo un pioppo e potrebbe essere un pioppo di qualsiasi altra parte del mondo, era proprio quell'albero, l'albero sotto il quale trovarono G. E tra l'altro anche il tipo di fango che c'era incastrato sotto la suola era lo stesso fango, terriccio, insomma, che c'era attorno al corpo. Quindi solo a questo punto Joe, più di un anno dopo, no, un anno dopo, sì, della scomparsa di sua moglie, dirà effettivamente una mezza verità, a mio parere. Comunque lui dirà a questo punto, solo dopo tutto questo tempo, che effettivamente l'aveva messa lui lì, che quella sera avevano litigato, però non l'aveva uccisa lui. Lui disse che lei era semplicemente caduta, aveva battuto la testa ed era morta. Lui si era occupato, tra virgolette, solo di occultarne il corpo. Nonostante lui dirà questo, chiaramente dalle prove non era compatibile quello che stava dicendo, perché non aveva nessuna frattura alla testa, quindi non è vero che aveva sbattuto la testa. In più, quelle quattro costole rotte Non potevano essersi rotte semplicemente cadendo in casa, cioè doveva essere stata picchiata da qualcuno. Il processo iniziò nel gennaio del 2022. Joe venne giudicato colpevole dell'omicidio di sua moglie, verrà condannato a 28 anni di prigione, ai quali bisogna sommare altri 10 anni che si prese per abusi su minore, quindi in tutto, diciamo, dovrà scontare 38 anni di prigione. Per quanto ne so, Anna è stata affidata ai nonni, quindi tecnicamente vivrà con loro. Suppongo che ancora ovviamente non le abbiano raccontato cosa sia successo, non so se glielo racconteranno mai, prima o poi ovviamente questa bambina che diventerà una ragazza capirà o le racconteranno, insomma, quello che è successo davvero ai suoi genitori. Anche il caso di oggi si conclude qui, come al solito fatemi sapere cosa ne pensate del caso nei commenti. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, se volete sostenere il canale iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi sulle varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.